per questo è importante adeguarsi alla persona che si trova. Quindi è giusto, come teoricamente è giusto quello che dice, però la modalità comunque è venuta sicuramente prima, e quindi molto probabilmente il linguaggio principale, primordiale rispetto alla donna, che è una struttura estremamente complessa, anche abbastanza macchinosa e artificiosa. Allora è molto più probabile forse che si potrebbe sperare di ottenere un medesimo risultato con qualcosa che forse è più innativo, ecco, legato. Può darsi che lei abbia ragione, però no, non è stato sperimentato. Prego. Buonasera, sono Gigi Gogli, riporto subito il livello di ignoranza. Io ho un invito a provocazione: bisognerebbe fare qualcosa per proibire in Italia l'uso della musica di Mozart nelle sue reti cellulari, che secondo me è proprio la vulgarizzazione di un genere. Ma questa è una mia opinione. Io invece, una domanda al professore Montinaro: praticamente le funzioni cerebrali, tutto parte al cervello, i movimenti del nostro corpo. Allora faccio una domanda proprio per riportare, diciamo, al livello, secondo me, anche di conoscenza, se vogliamo, un po' più banale. Perché accade qualcosa? Quando si ascolta un tipo di musica, mi allontano da cosa, penso al Beethoven blues, a Jovanotti, per fare un esempio, perché viene naturale battere il piede? Cosa fanno i bambini anche a 2 anni? Che cosa accade? Qual è il meccanismo che provoca questo tipo di reazione? Sì, ho fatto vedere, bellissima la domanda, è bella, ho fatto vedere molto velocemente, perché purtroppo il tempo è quello che è, un'immagine della rilevazione tramite tomografia, la PET, tomografia emissione di positroni, della percezione del ritmo. Allora, in quelle immagini si vedono benissimo quante aree si attivano con la percezione di un ritmo invece che un altro, e come si modifica la percezione a seconda del tipo di ritmo. Ora, il cervello è alla base di tutto ciò che abbiamo addosso, insomma. Quindi è chiaro che c'è anche un'attivazione dell'area motoria. Allora, ovviamente, dove non c'è l'inibizione, quindi probabilmente molto più nel bambino che non nell'adulto, c'è questa tendenza a ripetere il ritmo. Allora, io c'ho un nipotino che balla magnificamente quando ascolta la musica. Perché c'è questo fatto che accade. L'adulto magari lo fa, oppure si inibisce, blocca il movimento, cosa che possiamo fare. Il bambino non lo fa, quindi segue spontaneamente l'attivazione di tutte quelle aree che vengono attivate, come sia la risonanza magnetica funzionale sia la PET dimostrano. Sono tantissime, e quindi era tutto molto limitato ciò che sapevamo. Invece adesso lo vediamo, no? Come facevo vedere, l'ascolto di una musica attiva sia il cervello di sinistra che quello di destra, ma molte aree sia del cervello di destra, e non solo quelle sensitive, cioè quelle che ricevono lo stimolo, ma anche quelle da cui parte lo stimolo. Da ciò tutto quello il movimento. Bene. Altre domande? Sì, una. Volevo chiedere al professor Bellini, questo che mi ha parlato di ordine nella musica, no? Ecco. Quest'ordine, quel ritmo, l'armonia, a un certo punto nella storia della musica sappiamo viene rotto, cioè non viene più rispettato, quindi diciamo c'è un tipo di musica cosiddetta moderna che molti noi oggi giudicano brutta. Perché la musica moderna è brutta? Ecco, perché rompono degli schemi diciamo naturali, logici anche nella musica. Quindi ecco, io vorrei che lì si soffermasse un po' di più su questo aspetto, cioè su quello che alcuni autori cattolici chiamano musica rivoluzionaria, cioè rivoluzionaria nel senso mette da parte tutta l'armonia, gli schemi tradizionali, classici, e invece c'è una rottura. Questo coincide, come forse ne pensa sicuramente, con l'introduzione della filosofia moderna, cioè filosofia nelle idee, quindi anche nella musica. Vorrei che mi spiegasse meglio questo aspetto, grazie. Innanzitutto è un po' da correggere questa impostazione, nel senso, non è vero che la musica contemporanea non ha di ordine, anzi, paradossalmente, io individuo, adesso non sono uno storico della musica, però per quello che ho visto e ascoltato, individuo due grandi filoni, uno che chiamo musica aleatoria, che è la musica del caso, poi c'è un'altra musica che invece è proprio il contrario, aleatoria, proprio iridati, vedo cosa dire, aleatoria, no? Iridati, vedo cosa dire. C'è un altro filone di musica
paradossalmente, e penso a Weber, penso a Schoenberg di voi, che invece questo caso, che sono inascoltabili per noi, perché siamo rimasti dietro, mettiamola così, ma paradossalmente hanno una stringenza che, proprio rifacendosi avanti, paradossalmente, assolutizza il principio razionale e costruttivo della musica. Cioè la musica diventa un numero, se vogliamo torniamo a Pitagora. Cioè, se guardiamo alcune cose di anche di Deleuze, di sto caso, sono la traduzione grafica di numeri che diventano note, come durata, come altezza dei suoni, come intensità e come timbro. Quindi paradossalmente questi compositori ci verrebbero a dire che voi non avete più questo sentore delle cose costruite bene. Qual è il problema? Che a un certo punto questi signori musicisti, e questo è un riprovero che io faccio a loro, hanno rotto un legame, rotto radicalmente un legame con il ricevente, che è il pubblico, teorizzando, dicendo, siccome il pubblico è distrutto, e in questo anche tutta la scuola di Francoforte, denunciando giustamente l'industria culturale, dicendo c'è una produzione di musica, ma mediatica, che ha distrutto l'intelligenza della scuola. Però a quel punto i musicisti hanno detto, bene, voi rimanete nella vostra ignoranza, noi andiamo da un'altra parte. Che cosa ha portato questo? Ha portato a una distruzione totale, distruzione, perché non c'è più dialogo, non c'è più comunicazione tra chi scrive e chi ascolta. Da un certo punto di vista la musica leggera ha continuato a fare questo, dentro un'ottica quasi esclusivamente commerciale, quindi viene da chiedersi che futuro può avere una cosa del genere. Lo dico non come soluzione del problema, lo dico perché è un problema grandissimo. Perché oggi chi vuole scrivere musica non sa a chi parlare. Perché ormai si è rotto un collegamento, che c'è sempre stato. Sarà molto dura, secondo me, ricostruire. Perché non possiamo continuare a scrivere Mozart. Non si può. Come non si può continuare a scrivere Le Palme o Dante, lo capiamo benissimo. Cioè, i tempi cambiano e bisogna adeguarsi. C'è un macello alle nostre spalle, che non è solo quello delle guerre mondiali. C'è un macello culturale. Per ricostruirlo, secondo me, occorrerà tanta, tanta, tanta fatica. Questa è la mia. Insomma, è una domanda che le pongo per avere una conferma. Un'impressione che ho quando ascolto Mozart o quando ascolto Bach. Ascoltare Mozart è bello, l'armonia, la perfezione, ma nel fondo trovo sempre una nostalgia dell'altro, di qualche cosa che è superiore e che non riesce a cogliere. A differenza... Scusi, Mozart? Mozart. Bach invece mi pone immediatamente, mi fa trascendere la mia stessa esistenza, dandomi un significato ancora più grande, più bello. Voglio dire, cioè praticamente questa impressione è vera o no? Mozart mi lascia ancora sul piano strettamente umano e Bach mi fa salire invece nelle alte sfere della trascendenza. Cioè che sia vero non lo so, a me mi fa salire tutti e due. La differenza, vabbè, a parte che ci sono, ci sono 100 anni di differenza tra uno e l'altro e quindi il mondo cambia. La differenza è che uno vive quasi esclusivamente dentro la sua parrocchia, anche, e scrive quasi esclusivamente, anzi esclusivamente musica sacra. Mozart si impasta con tutta la vita, con tutta l'esistenza. E la cosa interessante di Mozart è che impastandosi con tutto però rende tutto trascendente, anche le cose più basse. Tant'è vero che mette dentro certe messe, chissà se non muore, mette dentro certe messe delle arie che aveva fatto cantare in teatro. Tutti si scandalizzano e lui dice, benissimo, vuol dire che l'amore a Cristo è uguale analogicamente all'amore a una donna, che è di una carnalità straordinaria, senza togliere nulla alla trascendenza. Dopodiché ha ragione, cioè Bach è trascendente appena alza la vita. Cioè. Volevo solo aggiungere due cose, quest'ultima risposta, questa domanda è quella di prima. Ora, però anche in Bach la cosa curiosa è che tanta musica sacra, no? Che noi insomma,
giudichiamo e ci esaltiamo ad ascoltarla, ha una provenienza assolutamente poi profana, no? Per cui vedere come un autore che ha impiegato la musica per tutt'altro genere, poi in realtà nel metterla, inserendo in un altro lavoro, però noi la percepiamo così, questa è una curiosa circostanza. Invece, per guardo la domanda di prima, la risposta assolutamente precisa e giusta del professore Bellini, aggiungo effettivamente al vero che quello che si è rotto in maniera traumatica è proprio questo codice inespresso che è legato al pubblico, ai compositori, perché d'altra parte il pubblico che nei secoli passati è andato ad ascoltare anche le opere nuove, no? Che venivano, cioè non è che avesse assolutamente tutta questa capacità, questa cultura, ma il compositore sapeva che cosa doveva fare e il pubblico sapeva in quel momento che cosa accadeva, quindi senza andare a ricordare in dettaglio anche la struttura dell'opera, che quella soprattutto che ha formato diciamo la parte permanente per tutta l'Italia, e si è trasformato, dice il professore, appunto, che nel campo della musica leggera effettivamente si è continuato invece sotto questo profilo. Penso a un autore come Piazzolla, per esempio, che lui si celebra quest'anno il 20° anniversario della scomparsa. Beh, Piazzolla che ha rivoluzionato il tango, no? L'ha portato al di fuori di quello che è il cliché tradizionale, ma si è cimentato anche, e lo ha fatto però questo percorso straordinario, arrivando anche a comporre un'opera, no? Che è Maria del Buenos Aires, quindi un tutto, noi ci aspettiamo da Nicola Piazzolla, in realtà ha cercato di portare avanti un discorso, ma soprattutto lo ha fatto partendo proprio dalle fughe di Bach, ascoltate tramite Greenwood, partendo da Stravinsky, partendo dai compositori classici, insomma è riuscito a portare la sua rivoluzione, ad usare un linguaggio, anche quello che ha filtrato appunto da tutti questi grandi maestri di Nestella, beh, però lo ha portato all'orecchio di tutti. Visto che ascolto poco musica classica, quale brano mi consiglierebbe? Ti do un suggerimento semplice: se qualcuno ti ha fatto apprezzare un brano, no? Per esempio, io ho ascoltato Rachmaninoff. Ascolta quello, parte da quello, perché ci vuole qualcuno che ce li faccia apprezzare, altrimenti è difficilissimo. Non trovare nessuno che ci faccia capire la bellezza delle cose, dopo un po' ci si stanca anche delle cose più belle che sono. Bisogna trovarlo con qualcuno. Siamo iniziati a pensare al se non ci sono altre domande, grazie veramente di cuore a Pierpaolo Bellini. Thank you.